22 novembre, presso il nuovissimo tracciato Top Fuel Racing, situato a Vignate, in provincia di Milano, si è svolta la seconda e ultima prova del campionato Vattenfuel Go Kart TV MSC Crociere Edition. Hanno partecipato a questo secondo appuntamento 40 piloti, che hanno manifestato positivi apprezzamenti sulla pista, giudicata divertente e molto tecnica. Il tracciato dispone di kart a motore quattro tempi, prodotti dall'azienda francese Sodi. I mezzi sono stati elogiati da tutti i drivers presenti per le buone prestazioni fornite e per la loro guidabilità racing. Come per la prima prova, disputata sul tracciato di Franciacorta, si sono svolte dopo le prove libere le qualifiche e successivamente le tre manche eliminatorie, per poi arrivare alle due finali suddivise in due gruppi A e B. L'efficienza dell'organizzazione della struttura Top Fuel Racing ha permesso lo svolgimento di competizioni regolari e senza incidenti per i piloti che hanno approvato, a pieno titolo, questo nuovo tracciato. Il divertimento, la grande competitività, ben 28 piloti in 8 decimi, e l'adrenalina sono state le parole d'ordine di questa ennesima manifestazione marchiata Go Kart TV. Ricordiamo che il vincitore del campionato Vattenfuel, nella puntata odierna scopriremo il nome, ha vinto il lusso di portarsi a casa una splendida crociera per due persone, messa a disposizione da MSC Crociere, partner dell'evento. Il bravo e veloce pilota partirà infatti per 7 giorni, il prossimo 14 gennaio, alla scoperta del Mare Nostrum, toccando Spagna, Gibilterra, Marocco e Francia. Insomma, si è aggiudicato una vacanza da sogno. Ma i riconoscimenti non sono certo finiti qui. Oltre ad aver dato dei trofei di tutto prestigio, messi a disposizione da Promos Art, Go Kart TV ha premiato i migliori piloti del campionato con TV al plasma da 37 pollici, un telefono cellulare, navigatore TomTom e lettori iPod. Inoltre abbiamo premiato anche il miglior mini pilotino e il driver più veloce tra gli over 45. Insomma ragazzi, premi assolutamente prestigiosi e vincite per tutti i gusti. Prima di andarci a gustare le gare, ricordiamo a tutti i piloti che sabato 17 dicembre, sempre all'interno dell'impianto Top Fuel Racing, Go Kart TV organizzerà la consueta gara di Natale, denominata Settimo Trofeo Go Kart TV Merry Christmas Edition. Anche per questa gara su prova unica, giunta alla sua settima edizione, saranno i premi e la nostra grande visibilità mediatica i punti salienti. Il primo classificato del trofeo vincerà infatti il sogno di provare una Ferrari 360 Modena in configurazione GT, messa a disposizione dal team TJM. La vettura sarà presente anche il giorno dell'evento. Tra gli altri premi che metteremo a disposizione, TV al plasma, cellulari, macchina fotografica digitale e molto altro. La gara è aperta a tutti, l'evento è a numero chiuso. Per informazioni ed iscrizioni, info@gocarttv.com oppure potete telefonare al numero 347-8640-462. Ci sarà anche una speciale categoria dedicata ai bambini. Affrettatevi! Ora un po' di musica, poi il via alle gare. Go! I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in the centuries, anxiety. Yes, the credit's on him. Al via 40 piloti giunti da tutto il nord Italia, suddivisi in tre gruppi per le qualifiche e le manche eliminatorie, confluite poi in due gruppi A e B per le finali, hanno dato vita a sfide davvero mozzafiato, svolte sui kart a motore della pista indoor di Top Fuel Racing di Vignate. Nelle qualifiche si sono messi in evidenza. Nel primo gruppo a strappare la pole è stato Stefano Folli, seguito a ruota da Alessandro Galbiati, poi Andrew Pierce, Carlo Russo, Alessandro Spadaro, Marco Chiari e Orlando. Nel secondo gruppo il più rapido è stato il piccolo ma veloce Matteo Chiari, poi a seguire Gianluca Lopresti, in gara con i colori della pista indoor la sfida, poi Ivan Moro, Marcello Daveri, Luca Alberti, Massimo Maestri, Paolo Marini, Paolo Scagnelli e Salvo Magnano. Nel terzo gruppo ad imporsi è Mirko Dall'Acqua, che con il tempo di 37 secondi e 205 millesimi è risultato essere il pilota più veloce di tutti i gruppi. In seconda posizione, a soli 40 millesimi, Daniel Raggi.
Poi Federico Piccinini, Fabio Piantino, Mamo Uolo, Federico Gelmetti, Andrea Vagnato, Alessio Bussolotto e Simone Vivaldi. Dopo i primi giri cosa pensi di questa pista? Ti piace? Sì, è una pista abbastanza divertente. Sì, è molto bella. No, è un bel tracciato. Sì, è molto bella, è divertente insomma. Tra l'altro poi i cartamotore sono sicuramente sempre meglio di quelli elettrici. È divertente, bello impianto. Dopo le prove ufficiali di qualifica si è disputato anche un test esibizione con il nuovo kart con motore 4 tempi denominato K4A. Luca Borella, responsabile del nuovo progetto K4A, ha sfidato il polmen assoluto di giornata, ossia il bravo Mirko Dell'Acqua. La sfida è risultata essere molto appassionante. Infatti i due drivers hanno compiuto 5 giri cronometrati a testa. Il più veloce è risultato essere proprio il polmen Mirko Dell'Acqua, che ha fatto fermare il proprio crono sul buonissimo tempo di 34 secondi e 51 millesimi, girando solamente 36 millesimi più veloce di Luca Borella. Una sfida all'ultimo respiro. Con noi c'è Luca Borella, che stasera ci ha presentato un nuovo tipo di kart. Vuoi dirci un po' com'è andata questa prova, questo test qui a Vignate e le caratteristiche di questo prototipo? Beh, il test è andato molto bene, la pista è un bellissimo impianto, curato al minimo particolare. Il kart è un kart a 4 tempi, 15 cavalli, 4 valvole, un motore derivato dallo scooter, molto divertente, molto leggero rispetto ai classici kart da noleggio. Il peso è contenuto circa tra gli 80 e gli 85 kg. Il prezzo è 2.900 euro più IVA e la nostra idea è quella di lanciare un nuovo campionato l'anno prossimo con dei costi veramente ridotti. Abbiamo fatto le qualifiche, non è andata male, ho beccato il kart buono e siamo in pole, dopo vediamo. Come trovi questo circuito? È divertente? Bello, innovativo, veloce, bello, molto bello, da provare. Al termine delle crono si è iniziato a fare davvero sul serio. Tutti i piloti hanno preso parte alle manche eliminatorie. I drivers che hanno ottenuto le prime 4 posizioni sotto la bandiera scacchi sono andati di diritto in finale A, mentre chi ha terminato al 5º, 6º, 7º, 8º posto hanno poi disputato la finale B, dove i primi 2 classificati sono stati ripescati, partecipando così alla finalissima in programma, scattando dall'ultima fila in griglia. Nel primo gruppo ad imporsi è stato il bravissimo Stefano Folli, poi Alessandro Galbiati, terzo e gradino più basso del podio per Carlo Russo, poi a seguire Marco Chiari in rimonta, Andrew Pierce, Maurizio Cavallari, Orlando, Alessandro Spadaro, Lorenzo Fermi, Flavio Cavallari e Ivan Rossi. È stata una bella gara, ho combattuto i primi giri con Galbiati, è stato sportivo e alla fine siamo arrivati rispettivamente primo e secondo e così siamo tutti e due in finale. Ma direi bene, oddio, è un po' che non salgo sul kart, quindi tutto sommato anche a livello fisico mi trovo bene, quindi è stato divertente, il ragazzo che era davanti si è comportato bene, quindi finché si gioca così armi pari è divertente, insomma, voglio dire. Nel secondo gruppo invece è stato Luca Alberti a vincere. Il driver di Soncino partiva solamente dalla 5ª posizione. Seconda piazza per Matteo Chiari, i due hanno dato vita a un bellissimo duello. Terzo è Marcello Daveri, poi Massimo Maestri, Paolo Marini, Paolo Scagnelli, Renzo Calcinati, Gianluca Lopresti, Fausto JH, Luca Andreis e Salvo Magnano. È stato bellissimo, un divertimento con il figlio di un mio carissimo amico Chiari,
Poi sono riuscito a passarlo verso metà gara e ho preso un po' di margine e sono riuscito a vincere. È stato bello comunque. Sì, è stata una gara molto bella. Sono partito primo, dopo ho lottato un po' con Alberti, però ha avuto la meglio lui. Comunque è stata una bella gara. Nel terzo gruppo a vincere è stato Daniel Raggi, che è stato tallonato per tutta la gara da Federico Piccinini. Terzo è Fabio Piantino, poi il Polmen Mirko Dell'Acqua, Mamo Uolo, Simone Vivaldi, Andrea Bagnato, Alessio Bussolotto, Gianmaria Gabbiani e Federico Gelmetti. È stata sudata tanto questa volta, però è stato un bel divertimento con un ragazzo qua. Tosto tenere dietro tutta la gara, però divertente. Bello, mi sono divertito, è stato bello. Gara interessante, abbiamo fatto un po' di battaglia, ho cercato di bollarlo un po', vedere un attimino se tipo mollava un po' la presa. Ci sono stato fino alla fine, poi ha vinto il migliore, va bene così, sono contento. Nella finale B invece si sono distinti il vincitore Mamo Uolo e Paolo Scaglielli. I due leader della gara prenderanno parte così alla finalissima. Terzo classificato Gianluca Lopresti, quarta piazza a favore invece di Renzo Calcinati. Poi nell'ordine Simone Vivaldi, Maurizio Cavallari e Paolo Marini. Top Fuel Racing è un circuito indoor per kart e bike di nuova generazione, fortemente caratterizzato da uno spirito racing. La struttura è stata progettata secondo le più moderne tecnologie. Presso il kartodromo Top Fuel Racing si possono organizzare eventi aziendali ed inoltre si possono disputare sessioni di prove libere e gran premi tra amici, stile Formula 1. La sicurezza è ai massimi livelli, grazie anche al disegno del tracciato particolarmente largo e fruibile. All'interno della struttura vi sono anche go-kart dedicati ai bambini. L'impianto dispone inoltre di un fornitissimo lounge bar, dove poter gustare appetitosi piatti e squisiti drink. Il circuito indoor è situato a Vignate, in provincia di Milano. Per avere tutte le informazioni, www.topfuelracing.it. Top Fuel Racing. Drive the top, ride the power. Ehi tu, automobilista, l'ultimo tagliando è stato un pugno in faccia? Non farti più mettere KO, scegli la rivoluzione che arriva dal web. Grazie a tagliandodiretto.it avrai la qualità di un tagliando certificato e garantito, che ti permette così di risparmiare fino al 50%. Da casa tua, in tutta tranquillità, puoi fare il preventivo online, scegliere l'officina e la data più comoda e sfruttare tutta la convenienza del nostro servizio. www.tagliandodiretto.it. Meno passaggi e più vantaggi. Mugue nasce nel 1966 ed è leader in Italia nella produzione di spazzole adesive. Quanti batteri in macchina? Igienizza e sanifica in modo naturale con Pelù Batteri Stop. Brutta cosa l'allergia? Senza antiparassitari chimici ed in modo del tutto naturale sanificate l'ambiente con Pelù Acaro Stop. Pelù Tarma Stop. Proteggi il tuo armadio e i tuoi vestiti dalle tarme. Per il tuo animale, Pelù Pet, la prima spazzola adesiva che può andare direttamente sull'animale, elimina i peli già staccati e grazie ad oli essenziali naturali rende il pelo lucido e sano. Pelù Magic Fragrance rilascia un piacevole aroma di pino sui capi trattati, sui divani e tappeti. Mugue, igiene e pulizia nel rispetto dell'ambiente. You
Sono aperte le iscrizioni per la gara indoor di kart denominata Settimo Trofeo Go-Kart TV Merry Christmas Edition. La corsa di Natale si terrà sabato 17 dicembre presso il circuito indoor di kart Top Fuel Racing, situato a Vignate, in provincia di Milano. Il primo classificato potrà vincere il sogno di provare una Ferrari 360 Modena in configurazione GT. Tanti altri premi in palio, tra cui TV al plasma, telefoni cellulari, macchine fotografiche digitali, lettori iPod e molto altro. La sfida è aperta a tutti, senza limiti di età. Sarà presente anche una categoria dedicata ai bambini. Metteremo a disposizione tutto noi, dovrete solo portare con voi la voglia di competere in un ambiente sano e divertente. La partecipazione all'evento è a numero chiuso, affrettatevi! Per informazioni ed iscrizioni mandate una mail all'indirizzo info@gocarttv.com oppure telefonate al numero 347-8640-462. Settimo trofeo GoCart TV Merry Christmas Edition, la corsa di kart indoor dove i protagonisti sarete voi. Vi aspettiamo! Sì, devo assolutamente vincerla per poter vincere il primo premio del trofeo. Beh, speriamo di fare una bella gara, sarà difficile perché qui sono tutti tosti, però vediamo. Voglio vincere e basta, voglio vincere. Ed è tutto pronto per la finalissima di questo campionato su due prove Butt and Fuel. Qui siamo a Vignate, al nuovissimo impianto Top Fuel Racing di Vignate. Davanti a tutti Stefano Folli, poi Luca Alberti, terza piazza per Daniel Raggi. Qui ci si gioca la vittoria per il campionato e quindi il viaggio con MSC Crociere. Stefano Folli e Daniel Raggi sono i pretendenti alla vittoria di questo campionato e quindi anche di questa crociera, ma davanti a tutti c'è Stefano Folli e Daniel Raggi secondo in questo momento, sorpassando Luca Alberti in maniera decisa al tornantino di questo tracciato appunto milanese. Quarto intanto è Fabio Piantino, che è scattato molto 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 bene. Quindi andiamo a ricapitolare: Stefano Folli inquadrato in questo momento primo, poi Daniel Raggi e Luca Alberti, che è stato recuperato da Fabio Piantino, ma entrambi sembrano andare a prendere Daniel Raggi, che come detto in questo momento si trova in seconda posizione, quindi a pari merito virtualmente nella classifica generale di campionato. Quindi le nostre gare sono veramente molto tirate fino all'ultimo. In quanto è bellissima la lotta in questo frangente, intanto è proprio Mamo Vuolo che riesce a sorpassare Matteo Chiari, andare così in settima posizione con alle spalle il piccolo Matteo Chiari, che ricordiamo è stato protagonista delle qualifiche. Intanto Fabio Piantino ormai è veramente a ridosso di Luca Alberti. Luca Alberti, osso duro, manterrà il più possibile la sua terza posizione, quindi una buonissima gara per il driver di Soncino. Qui sembra essere uscito un po' meglio Fabio Piantino. Ecco, ricordiamo la grande competitività e la grande uguaglianza dei mezzi, in quanto 20 piloti erano dentro i 7 decimi dopo le crono, ma lì incrociando la traiettoria Fabio Piantino si porta in terza posizione e vediamo se riuscirà ad andare a prendere Daniel Raggi, che in questo momento è scappato, ma così come è scappato alla grande anche Stefano Folli, che rimane leader indiscusso della classifica e in questo momento a pari merito per quanto riguarda quella generale. Intanto Luca Alberti ha perso una posizione ai danni di Mirko Dell'Acqua, grande protagonista di questo evento milanese. Ricordiamo che aveva fatto la pole assoluta di categoria dopo i tre gruppi formati appunto per quanto riguarda le crono, e ora è quarto, quindi buona gara per lui. Intanto Carlo Russo si deve, col casco di Patrese, si deve difendere da Alessandro Galbiati e da un altro pilota. Intanto lì piccolo contatto con Galbiati, che riesce così a portarsi attualmente in settima posizione. Carlo Russo però lo tocca un attimino, i due sono appaiati, Carlo Russo alla meglio e poi c'è un altro pilota con il numero 3, stiamo parlando di Paolo Scaglielli col casco di Mika Häkkinen, che manda un po' a quel paese Alessandro Galbiati. Beh, naturalmente in queste gare dove si è tutti tirati, si gira su praticamente gli stessi tempi, sono veramente al limite i sorpassi e i contatti. Tanto immagini ancora per Marcello Daveri, che segue un po' dal fondo del gruppo, eccolo qui col suo numero 7, poi alle sue spalle Massimo Maestri, che chiude così la 14ª posizione.
Eccolo qua il leader della gara, Stefano Folli, che si starà gustando tra virgolette anche con un po' di tensione quello che succede dietro a sé, perché se finisse così la gara Daniel Raggi e Stefano Folli avrebbero gli stessi punti, in quanto Stefano Folli è arrivato secondo a Franciacorta. Però Fabio Piantino ha messo il turbo ed è quasi nella scia di Daniel Raggi, quindi vedremo se ci sarà l'attacco da parte del driver di Biella ai danni del pilota bresciano Daniel Raggi. Ci si potrebbe giocare proprio il campionato in queste ultimissime battute di gara. Intanto Carlo Russo, Marco Chiari, Alessandro Galbiati e un altro pilota, intanto contatto proprio contro Chiari, Galbiati, e poi a ruota è arrivato anche Scaglielli, che insomma si toccano un attimino. Carlo Russo è ancora alle prese con Galbiati, Marco Chiari deve lasciare strada anche a un altro pilota, quindi si accoda. Lì arrivano larghi verso questo imbuto a prima destra, poi una sinistra veloce che porta verso questo curvone a fare in pieno, per poi questo effettuare questo bellissimo tornantino che immette verso la penultima curva del tracciato. Tanto Mamo Vuolo passa per la quinta posizione, Lucone Alberti, e c'è da dire che Luca Alberti, dopo essere partito a cannone, era secondo alle spalle di, scusate, era terzo alla prima tornata alle spalle di Daniel Raggi, poi ha perso parecchio terreno, adesso è sesto. Comunque buona la sua gara, buona naturalmente anche la gara di Mamo Vuolo, che ricordiamo partiva solamente tredicesimo e ora è quinto, quindi punti preziosi per lui. Se finisse così la gara, Mamo Vuolo termina al quarto posto la graduatoria generale. Così è, perché bandiera a scacchi, quindi Fabio Piantino, come abbiamo visto, ha sopravanzato Daniel Raggi, quindi Stefano Folli 65 punti, poi Daniel Raggi 62, Fabio Piantino 55, Mamo Vuolo 50, Matteo Chiari quinta posizione 38 punti, Massimo Maesti 37 punti e Marcello Daveri 36. La classifica della gara è questa: Stefano Folli, Fabio Piantino, Daniel Raggi, Mirko Dell'Acqua, Mamo Vuolo, Luca Alberti, Matteo Chiari, Alessandro Galbiati, Paolo Scaglielli, Carlo Russo, Marco Chiari, Federico Gelmetti, Marcello Daveri e Massimo Maestri. Per quanto riguarda invece la categoria baby, il vincitore è stato Matteo Chiari, mentre per quanto riguarda la categoria over 25, la vittoria finale è andata nelle mani di Marco Chiari. È stato un bel campionato, fare una gara con quelli elettrici e una con quelli a benzina è stata un'ottima scelta. L'ho sudata fino alla fine, ma è andata bene. E qua è stata dura, però alla fine dai, contentiamoci del secondo, che sono contento così io stesso. Prossima volta vinco. Allora, sono contentissimo prima di tutto e niente, sono contento, poi ho fatto sto bel piazzamento e sono contento. Ringrazio il mio coach, che è lui, se volete inquadrarlo. Ah, e poi volevo dedicare questo bel piazzamento a mio nonno, che non c'è più, lo saluto. Sì, ecco, siamo qui giunti alla finale di questo nostro campionato indoor, l'ennesimo. Tra l'altro è andato molto molto bene, abbiamo fatto 48 piloti la prima gara e abbiamo fatti più di 40 oggi. Specialmente qui al Top Fuel Racing di Vignate, devo dire che la gente si è veramente divertita. I premi, come avete potuto vedere nelle nostre immagini, sono stati veramente rilevanti per essere una gara indoor. Una cosa ci tengo a dire: il 17 di dicembre, che è un sabato, ci sarà la nostra consueta gara di Natale, quindi il Go-Kart TV Merry Christmas Edition. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte e la novità di questa gara, che sarà su prova unica, sarà il fatto che chi vince potrà provare il gusto di guidare un Ferrari 360 Modena in configurazione GT, messo a disposizione dalla TJM. Quindi info@gocarttv.com per tutti i piloti che vogliono essere dei nostri. Test Day è l'occasione ideale per capire le qualità di un giovane pilota, mettendolo alla prova con monoposto di ultima generazione. Il servizio, ideato da MD Pratics, il team CO2 Motorsport Line Race, si avvale di figure professionali legate al motorsport che mettono a disposizione la loro esperienza. Sono ampi servizi offerti per i giovani piloti. Prototipo e biposto per le prime prese di contatto con la pista. Simulazione di guida.
Test Day è un programma di giornate da trascorrere sulle piste più importanti in piena sicurezza e con costi contenuti. Per maggiori informazioni inviate una mail a info@mdpractics.it oppure telefonando al numero 039 23 06 011. Benvenuti a Sarnico sul Lago di Iseo e benvenuti alla Residenza Smeraldo, realizzata dall'immobiliare Barda del gruppo Dalma S.P.A. Dislocato in un verdeggiante contesto paesaggistico, questo sorprendente intervento residenziale vi stupirà per la qualità dei materiali utilizzati e per l'eleganza delle sue linee. A 400 metri dal lago, con ampie aree verdi, è progettato perché tutti gli appartamenti possano godere di massima privacy. Bilocali, trilocali, quadrilocali e dattici, tutti dotati di riscaldamento autonomo, con pannelli radianti a pavimento, videocitofoni, serramenti certificati, per disposizione per aria condizionata ed impianto antifurto. Dotato di pannelli fotovoltaici per il fabbisogno delle parti comuni e cassette di sicurezza. Venite a trovarci, vendite dirette dal costruttore, chiamateci allo 035 44 25 438. Per avere tutte le informazioni, collegatevi al sito www.agenziacalepio.it. Davegna, da oltre 100 anni, è un'azienda specializzata nella produzione, commercio e distribuzione di conserve alimentari tipiche pugliesi, nonché di vini e oli pregiati. Davegna, direttamente dalla propria fabbrica, consegna in tutto il mondo le sue delizie. L'azienda alimentare Davegna, anche quest'anno, propone la sua collezione di cesti e composizioni natalizie, studiati per esaudire ogni esigenza, sia per il pubblico privato che per quello aziendale. La produzione Davegna, con il proprio showroom, dove poter assaporare le specialità pugliesi, lo potete trovare a Buccinasco, in provincia di Milano. Attraverso i nostri prodotti potrete scoprire o ritrovare la Puglia, i suoi sapori, i suoi colori, i suoi profumi e i suoi segreti. La pista South Garda Karting di Lonato è un tracciato di fama mondiale, dove i più grandi campioni di questo sport si sono sfidati. L'impianto permette anche ad amici ed aziende di potersi sfidare in pista con dei kart a noleggio, divertendosi in modo adrenalinico e sicuro. La pista si trova a Lonato ed è situata a 1 chilometro dall'uscita di Desenzano del Garda sulla A4. Ciao a tutti, sono Davide Forè, 5 volte campione del mondo. Ho cominciato anch'io qua. Se voi volete diventare come me, campioni del mondo, dovete cominciare qua a South Garda Karting. Prenota la tua sfida, collegati al sito www.southgardakarting.it. È l'autodromo di Vallelunga a chiudere la stagione 2011 della 500 Cup con le ultime 2 sfide che assegnano il titolo di campione. Le qualifiche Silvestri trova subito il suo giro migliore, Di Giovanni impiega invece più tempo a scaldarsi, ma quando è finalmente al massimo conquista la pole staccando il rivale di quasi mezzo secondo. I minuti passano e la prima fila sembra ormai definitiva, ma quando manca poco alla conclusione c'è ancora spazio per un colpo di scena. Tempesta trova infatti nel suo ultimo giro il suo tempo migliore e con 2 decimi di distacco scalza Silvestri dalla seconda posizione e lo costringe a partire alle spalle di Di Giovanni, seguito da Bellucci, dalla Fedeli e da Ciufoli. Lo start di gara 1 vede Di Giovanni mantenere saldamente il comando e Silvestri affiancare subito Tempesta per superarlo già all'uscita della prima curva. Ottimo anche l'avvio di gara di De Pasquale, che partito 12esimo conclude la prima tornata già in 7ª posizione, alle spalle di Marek, Scarfò e Bellucci. È la terza tornata a regalare il primo colpo di scena, con Silvestri che scivola 6º, mentre Tempesta passa 2º, seguito da Scarfò e da Bellucci. Il 3º posto di Scarfò tuttavia non dura molto, perché dopo appena 3 tornate un drive-thru lo costringe nelle retrovie e poco dopo al ritiro. Con Bellucci salito in 3ª posizione, Marek 4º e Silvestri 5º, la gara sembra trovare un suo equilibrio, ma i duelli in corso sanciscono di lì a poco la retrocessione di Bellucci in 6ª posizione, mentre Marek e Silvestri scalano di 1 posto. Con gli ultimi brividi regalati da Vannini, che dopo aver preso il via dalla 7ª fila conclude la sua strepitosa rimonta al 5º posto davanti a De Pasquale e Bellucci, la gara si conclude con Silvestri che si laurea matematicamente campione arrivando ai piedi del podio, Marek che conquista il 3º posto e Tempesta che si aggiudica la piazza d'onore alle spalle del vittorioso Di Giovanni. No, facile non è mai, hanno già dietro Tempesta, Silvestri,
e tutti i nastri non è mai facile. È stato, sinceramente non ho sbagliato nulla, nulla. Sinceramente è stata bella gara. Lo start di gara 2 vede De Pasquale superato subito da Vannini e Silvestri, che mettono così in scena un bel duello fin dalla prima curva. Di Giovanni invece è talmente veloce nello scatto da essere costretto ad una brusca manovra per evitare Marek, lentissimo ad avviarsi, e dopo poche centinaia di metri è già a ridosso del terzetto di testa, che nel frattempo si è sbarazzato anche della Sellani. Alla S si accende la bagarre tra Silvestri, che tenta di passare Vannini all'esterno, e Di Giovanni, che prova ad infilarsi tra i due. E al termine della prima tornata, alle spalle di Bellucci c'è proprio Di Giovanni, mentre Silvestri è in terza posizione davanti a Vannini. Gli affondi che Di Giovanni porta a Bellucci si concretizzano nel sorpasso che giunge al terzo giro, mentre il duello tra Vannini e Silvestri prosegue con il campione sempre stabile in terza posizione. Mentre Marek tenta di rimediare la pessima partenza attaccando e superando Ciufoli, Vannini non dà un attimo di tregua a Silvestri e all'ottava tornata riesce a superarlo. Appena due giri però e la situazione torna come prima, con Vannini che scivola di nuovo al quarto posto, mentre alle sue spalle Marek ha la meglio su De Pasquale. Quando le posizioni sembrano ormai consolidate, l'ultima tornata regala ancora un colpo di scena, con il guizzo di orgoglio di Vannini che strappa il terzo posto a Silvestri proprio sotto la bandiera a scacchi. Dopo il passaggio sotto il traguardo tutte le vetture si raggruppano e il rientro ai box avviene in parata, come triste omaggio per la scomparsa del giovane Marco Simoncelli avvenuta poche ore prima. In un'atmosfera di messa e senza festeggiamenti si premiano il terzo posto di Vannini, la piazza d'onore di Bellucci e la seconda vittoria della giornata di Di Giovanni, mentre dopo aver già dominato la stagione 2010, Silvestri riceve ufficialmente anche il titolo di campione 2011. Push, 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 push.